Oggi la piazza che spiazza fa visita all'isolato 13, quartiere periferico di Messina noto per fatti più o meno infelici, ma oggi al centro dell'attenzione mediatica perché la decisione appunto dell'amministrazione comunale è stata quella di spostare l'albero di Natale, un po' anche l'albero della discordia, proprio qui, in una zona diciamo oggetto di degrado, ma appunto l'intenzione di Renato Accorinti è stata quella di dare un po' di colore all'isolato 13. Allora vediamo cosa i residenti del quartiere pensano di quest'albero e soprattutto cosa si aspettano da questo Natale 2014. Insomma, è una cosa buona fatta qua a Giostra, cioè per quello, per quanto mi guarda, per me va bene. No, mi piace assai. Vedete, io non mi interessa a me la Bruna Natale, quasi qua non. Ma le piace? No, non mi piace. Il mio problema è la fogna, non è la Bruna Natale. Prima di questo viene l'altra cosa e poi viene questo. Dico per parlarne, non. Ma diciamo che è una sorpresa inaspettata, perché sono ritornato a casa e mi sono visto quest'albero così maestoso. Da questo Natale mi aspetto tanta serenità, purtroppo io lavoro pure il giorno di Natale, però pazienza, meglio così. Bellissimo, l'ho visto ieri sera, complimenti. Sì, bisogna vederlo la sera, perché di giorno è un albero bianco e basta, bisogna vedere l'effetto che fa la sera. Sì, l'ho visto, molto bello, sì, avete fatto bene, chi l'ha fatto? Hanno fatto una cosa buona, così non incendiano più niente, sperando che non si incendi più nulla. Beh, mi piace, però non è che tanti manifestano il Natale come vorrebbero tutti. Ma se è una cosa positiva, mi fa piacere. Ma che sia positivo per la gente che ne ha di bisogno veramente, come anche io. Non l'ho visto in questo albero, non lo so. Sinceramente, nella rotonda c'è un albero. Beh, non ci ho passato, non lo so. Che mi posso aspettare? Certo, tante cose belle no, specialmente diciamo. Come l'albero? Come l'albero? Mi piace. Certo che mi piace. Certo che mi piace. Che mi devo aspettare? Speriamo che c'è un Natale per tutti, che ne abbiamo di bisogno, che dobbiamo fare. No, è venuto bello quell'albero, sì, abbastanza bene. È una cosa importante che ci voleva fare quest'albero, non so chi sia interessato. Ci sarebbero cose più importanti, onestamente, perché sai, qua è zona rischio, quindi dicono così che è una zona rischio. Poi è vero o non è vero, non lo so, io non è che posso. Io sono nato qui, non posso dire, potrei anche dire è zona rischio, dico, però ci sarebbero cose più importanti dell'albero. Dici sì, siamo sotto le feste, quindi, però. Sul viale Giostra, sì, è piacevole solo, magnifico, mai vista una cosa del genere, mai vista, soprattutto perché in un quartiere popolare sembra che non dà la competenza, che sai, cioè, non voi, ma l'amministrazione, perché le tasse le paghiamo tutti quanti, quindi sulle tasse che paghiamo abbiamo diritti e doveri, quindi ben fatto, ok, tutto ok. Natale per me mi rispetta che è un bel Natale, che tutto va bene, auguriamo, e l'albero sta bene. Non lo so, non l'ho visto. Sì, certo, perché no? È stata una bella idea qua a Giostra, che non abbiamo avuto mai niente. C'è una bella cosa, capisci, però va bene, è una bella cosa, a me c'è un simbolo di Natale, pure lo solato 13. Mi auguro che è un altro anno sia ancora migliore, tutto qua, basta. Con questa crisi pensiamo pure a questo, tutto qua. Mi piace comunque, è una cosa nuova, sì, francamente, poi in questa zona.
Un bilancio positivo quello dell'isolato 13, in generale l'idea dell'amministrazione comunale è piaciuta, anche se c'è chi sottolinea che probabilmente questa zona davvero in preda al degrado avrebbe bisogno di altro tipo di interventi, ma come sempre la piazza ha parlato.